anche qui nelle Valli di Lanzo purtroppo abbiamo avuto dei casi di Covid-19. Quando siamo venuti a conoscenza abbiamo subito aperto il COC, il centro operativo comunale, e tramite la protezione civile, che devo fare veramente un plauso e congratularmi per tutto quello che hanno fatto e che stanno facendo. Abbiamo messo assieme un'organizzazione per quanto riguarda appunto la consegna spesa a domicilio, medicinali e tutte le necessità che potevano avere tutte le famiglie del nostro comune, soprattutto le parti più deboli, cioè gli anziani. Quindi noi dobbiamo dire che comunque ci riteniamo ancora fortunati confronto a situazioni di Torino e della cintura di Torino, però anche qua da noi abbiamo cercato appunto di rassicurare al massimo la gente per l'enorme paura che comunque giustamente ha provocato tutto questo il virus, il coronavirus. Abbiamo cercato appunto di rimanere più vicino possibile a loro, cercando di dare delle notizie giorno per giorno su cosa si poteva fare, su cosa non si poteva, cercare di comprendere meglio i decreti governativi e regionali che venivano emanati. E dopodiché abbiamo preso anche un'iniziativa a Pasqua, dove sia come amministrazione comunale che con l'aiuto e anche l'aver contribuito nelle uova di Pasqua, una consegna appunto ai più piccoli, ai bambini fino a 13-14 anni, perché anche loro comunque la loro vita è stata stravolta completamente, non solo col fatto di non andare più a scuola e dover immedesimarsi e creare seguire le lezioni online, ma non poter più giocare assieme ai loro amici, non poter uscire, e quindi per tutti quanti c'è stato questo stravolgimento, ma un pensiero va alle due fasce più deboli, cioè gli anziani, dove abbiamo cercato di aiutarli in un certo modo, appunto come ho detto prima, ma un pensiero va anche ai più piccoli, che non è sicuramente semplice trattenerli in casa e spiegargli perché c'è stato questo stravolgimento nella loro vita. Quindi abbiamo cercato con questo piccolo pensiero dell'uovo di Pasqua per dargli almeno un sorriso a loro e alle loro famiglie. Speriamo di uscirne al più presto. Si è creata comunque una rete di solidarietà notevole tra tutte le famiglie del nostro paese, e questa è la cosa positiva che esce fuori da questo periodo veramente non facile. Quindi speriamo bene di uscirne al più presto. Ringrazio la città metropolitana che ha seguito da vicino anche e ha dato la possibilità a piccoli comuni di poter dire la loro. Quindi un in bocca al lupo a tutti, e se stiamo uniti tutti assieme riusciremo a vincere questo virus e tornare al più presto a una vita normale. Grazie a tutti, da Ceres, arrivederci.